da dove parte la santità? Cioè, che cos'è questa cosa grande che io e te dobbiamo fare? Questo fatto per cui non posso accontentarmi di vivere di cose piccole, io devo fare cose belle. Ma se c'hai 20 anni, ma come non puntare in alto? Come accontentarti? C'è un'inquietudine santa dentro il cuore mio e tuo. Io non mi posso fermare così a un risultato minuto. Non buttare via niente della tua vita. Ti serve tutto. E ci sono cose che tu dici, ma quello perché mi è successo? Non l'hai ancora sfruttato bene. C'è una grazia in tutto. Dio può trasformare in bellezza anche la storia più disperata. Non abbiate paura di essere santi. Perché ne ho paura? Perché ne hai paura? Perché abbiamo paura di andare fino in fondo. E vai fino in fondo, che c'hai da perdere? Abbiamo paura di credere alla bellezza che noi siamo. Ma Cristo ci crede. Cristo ci crede che tu sei importante. Dà la vita per te. Muore per amore tuo, per te risorge. Ma ti tratti come una cosa da 4 soldi, mentre invece sei importantissimo. Vali il sangue di Cristo, quanto valgo io? Quanto vali tu? Il più triste che sta qui, il più sgonfio, il più scoraggiato che stia qua dentro, sappia che non sta credendo alla verità. Se la tristezza abita nel tuo cuore, non è la verità quella lì. La verità è Cristo, e la verità è che Cristo ha pensato che tu sei uno che vale la pena che la seconda persona della Santissima Trinità fosse torturato, flagellato, crocifisso, morisse per amore tuo. Lui ritiene che si può fare. Lui ritiene che tu vali la pena. Credere all'amore di Dio. Guarda che Dio non ti ama solo perché è amore, ti ama anche perché t'ha creato Lui e sa che sei bello, sa che sei bella, sa che senza di te non si può fare. Sai perché t'ha creato Dio? Perché senza di te non si può fare. Ci sono persone che solo tu puoi amare. Ci sono cose che solamente tu potrai fare, parole che solamente tu potrai dire, sentimenti che solo tu potrai provare. In nome di Cristo, sii te stesso, davanti a Dio. Speriamo ci sia qualche coraggioso qua dentro. Cari amici, buonasera. Siamo nella sera cuore cardine di questo anno liturgico. Siamo entrati con questa sera del Giovedì Santo nel Triduo Pasquale, dove la Chiesa rivive, riattualizzando il mistero della salvezza del Figlio di Dio, Gesù, Dio fatto uomo, che muore per amore e risorge per donarci speranza. Muore perché, come sentiremo domani nella liturgia del Venerdì Santo, si è addossato i nostri peccati e ha preso su di sé le nostre malattie, quelle malattie del cuore, quel cancro dell'anima che si chiama il peccato. Ma ascolteremo domani in Isaia 53 quel cantico così profondo e lacerante. Lo giudicavamo umiliato, percosso da Dio e abbandonato, ma egli si è addossato le nostre iniquità. Davanti al crocifisso sfileremo domani in adorazione, guardando l'uomo dei dolori, quell'uomo che è Dio che ha scelto di morire al posto nostro, perché ci ha liberati da quell'orrenda schiavitù, da quel cancro dell'anima, da quella malattia così pervasiva che ha le sue metastasi in tante realtà
del nostro tempo, quelle metastasi che oggi si chiamano indifferenza, guerre, fratricidi, genocidi, disprezzo della dignità dell'altro, abuso, violenza, morte disseminata, e si chiama anche quella orrenda realtà che è il cancro del peccato, si chiama 'ndrangheta, si chiama in tutte quelle forme, cioè dove l'uomo viene usato come un mezzo per scopi orrendi che è il guadagno, il profitto. Sì, noi viviamo in una società dove facciamo a pugni per salire la scala degli onori a discapito della scala dei valori. Ecco, Cristo muore per invertire questa nostra scala perversa e pervertitrice, per dirci che invece la grandezza dell'uomo si misura non dal suo conto in banca, non dallo status symbol, non dal posto che occupa dalla società, ma da una profondità che l'uomo ha smarrito, da una profondità che ormai è fuori portata dell'uomo, sempre più invaso da tante logiche perverse, da quelle logiche disoneste, da quelle perverse logiche di, se volete, di insensibilità, di disattenzione a quello che è il mondo interiore. Non per nulla diceva Jung che il viaggio più difficile che l'uomo deve fare e dovrebbe fare è quello dentro se stesso, cioè ritornare alle radici del nostro essere uomini, a quella sorgente profonda della nostra dimensione umana, che ci rende umani, cioè la spiritualità, perché l'uomo non è solo un corpo, l'uomo è psiche, ma l'uomo è anche pneuma, ci dice il Nuovo Testamento, cioè spirito, e la dimensione spirituale è che l'uomo ha, perché Dio gliel'ha dato, è un tutt'uno, per cui in questa società dove, come diceva Carlo Acutis, ci preoccupiamo solo dell'apparire, noi siamo chiamati a riscoprire la bellezza dell'essere, essere veri. C'è una bellissima frase di Don Tonino Bello che mi piacerebbe leggervi, che credo sia significativa. Diceva alla fine della Quaresima questo santo vescovo: carissimi fratelli, siamo giunti alla stretta finale della Quaresima. Torniamo a casa, il Padre ci aspetta, lasciamo la doppia vita, le disonestà private, gli intrallazzi occulti, abbandoniamo gli intrighi, le manipolazioni della verità, le ipocrisie di un perbenismo di facciata, torniamo ad essere uomini limpidi. E questo è il momento per deciderci di diventare, fratelli e sorelle che mi ascoltate, uomini limpidi. In questa serie che stasera termina, di questo percorso che abbiamo fatto, abbiamo conosciuto tanti giovani: Carlo Acutis, la Chiara Luce Badano, abbiamo conosciuto ragazzini come Manuel. Io ringrazio molti, perché sono stato contattato da diverse persone che sono state colpite la scorsa settimana dalla vita del piccolo Manuel, di questo bambino che parlava con Dio, ma anche della vita di Davide, di Giulia, di Chiara Corbella. Abbiamo conosciuto cioè anime innamorate di Cristo che hanno portato la croce, che hanno insegnato a noi che proprio nel momento più duro della vita, quando ti visita il dolore, scopri che l'essere cristiano non è un salvataggio come un salvagente in un mare in tempesta, ma è qualcosa di più, è un ponte gettato tra il tempo e l'eternità. E questa croce che Manuel ha attraversato con dignità, un bimbo di 9 anni, e tutti gli altri che abbiamo conosciuto, sono là a dirci che vale la pena incontrare Gesù. Noi questa sera conosceremo anche altre 2 ragazze, una, ecco, è Angelica Tiraboschi, quest'altra ragazza morta nel 2015, che
era figlia di una famiglia che frequentava e frequenta il rinnovamento carismatico. Questa ragazza che incontra Gesù è anche lei un tumore devastante, che affronta con fede, con amore per Gesù, anche con le lotte, anche con i momenti di speranza delusa, ma alla fine abbandonandosi ad un amore che è stato veramente qualcosa di stupendo. Conosceremo anche un altro giovane di 21 anni, Gianluca Firetti, un giovane alla storia di Gianluca si è ispirata anche quella trasmissione che abbiamo visto su Rai 1, Braccialetti Rossi. Ecco, Gianluca è stato guidato da un sacerdote, Don Marco, nel momento della sua croce, ad un'accettazione che è stata poi un'offerta. E allora guardate che cosa scrive in questo bellissimo libro di Angelica, che conosceremo stasera, Vivere a colori. Nel suo testamento spirituale questa ragazza dice qualcosa che ci sconvolge profondamente. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. A te, mio Dio, affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tua per sempre. Ti seguirò ovunque tu andrai, tra lacrime e gioia, ho fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Dopo un po' imparai e incominciai ad accettare le mie sconfitte a testa alta, gli occhi aperti con la grazia che viene da Dio. E impari poi a costruire le strade della vita oggi, perché il terreno di domani è troppo incerto per fare piani. Perciò pianti il tuo giardino e decori la tua anima invece di aspettare che qualcuno ti porti fiori. E capisci che puoi davvero sopportare che sei forte e che vali. Perché non possiamo cambiare la direzione del vento, ma possiamo sistemare le vele in modo da poter raggiungere la nostra destinazione in Cristo Gesù nostro Signore. A tutti coloro che ho conosciuto e incontrato e a tutti coloro con cui l'ho potuto fare, grazie di tutto cuore. Vivere e arrivare dove tutto inizia. Amare e andare dove nulla finisce, con immenso e infinito amore per sempre. Angelica, che stupende parole, una ragazza di 14 anni. Vivere e arrivare dove tutto inizia, amare e andare dove nulla finisce. Cioè andare alla sorgente della vita che è Dio e andare verso quell'eternità che è la nostra eterna gioia. E allora Angelica, Gianluca, stasera ci faranno riscoprire la bellezza di un'esistenza che quando si lascia incontrare da Cristo diventa un'esistenza risorta. Tra due giorni, la sera del Sabato Santo, tutte le nostre comunità cristiane si ritroveranno a vivere la veglia pasquale. Davanti alle chiese un fuoco che brucia. E a quel fuoco il sacerdote accenderà il cero pasquale e da quel cero la fiamma verrà distribuita a tutti i fedeli che sono in chiesa e ogni candela si accenderà, per cui la chiesa al buio diventerà un tappeto di luce che man mano avanza fino a quando il sacerdote, arrivando davanti all'altare, annuncia Cristo luce del mondo. Ecco, così è la vita, così è la testimonianza cristiana. Dalla luce di Cristo risorto si accendono tante fiammelle di speranza che accendono la vita di gioia, di bellezza e di senso. E per finire questa sera, perché non vorrei solamente proporvi, cari amici, delle semplici elucubrazioni mentali, ma vorrei proporvi vite vissute, quello che ho cercato di fare, spero di esserci riuscito. Per terminare, invece vi voglio presentare, dopo che vedrete la vita di Angelica e di Gianluca Firetti, la testimonianza di un giovane che è ancora oggi in vita, grazie a Dio, Valerio.
Valerio, che invece viene da un mondo drammatico, ha incontrato Cristo nella comunità Nuovo Orizzonti, ha lasciato la via della droga e anche questa è una resurrezione. Allora, questi giovani che abbiamo conosciuto saranno lì a prendervi per mano e ad accompagnarvi sul cammino della vita, dicendo a ciascuno: noi ce l'abbiamo fatta, noi abbiamo detto il nostro sì, noi abbiamo vissuto anche la croce nella gioia, perché la croce non l'abbiamo portata da soli, l'abbiamo portata con Gesù, Gesù l'ha portata con noi e la vita è diventata un canto all'amore. Vedete, cari amici, vorrei sottolineare una cosa prima di concludere: non è dolorismo. Le vite che abbiamo conosciuto di questi ragazzi sono la manifestazione, anche se volete, di un male, il cancro che è sempre più increscendo in questa nostra società piena di inquinamento, dove ormai potremmo dire la vita è sempre più sottomessa a logiche di sfruttamento che ci fanno ammalare. Pensiamo all'inquinamento atmosferico, pensiamo al non rispetto della natura. Quindi, voglio dire, abbiamo conosciuto ragazzi che ci presentano la media di una malattia che è sempre più in aumento, la malattia del secolo. Quindi, perché in fondo abbiamo conosciuto questi ragazzi? Perché ci sono ragazzi che hanno saputo guardare questa sofferenza a partire da Cristo e con l'amore di Cristo hanno fatto anche di questa malattia un cammino di vittoria. Quindi è un incoraggiamento a tutti noi nelle nostre sofferenze, nelle nostre prove morali, nelle prove familiari, in quelle prove magari nascoste che portiamo dentro il cuore, a dire: guarda quanti giovani, tutti millennials, ragazzi, cioè del nostro tempo, che stanno lì a dirci qualcosa di stupendo, che cioè quando Cristo lo lasciamo entrare nella nostra vita, la nostra esistenza si illumina di senso e possiamo attraversare, come dice il Salmo 23, che è il Salmo che io amo tanto: il Signore è il mio pastore, anche se dovessi camminare per la valle oscura della morte, non temerò alcun male, perché tu, Signore, sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ecco, attraversare l'ombra della morte con Cristo bastone della nostra fortezza, con Cristo compagno di viaggio, come per i due discepoli di Emmaus sentiremo la sera di Pasqua, che se ne vanno tristi e delusi verso Emmaus perché pensavano che il Maestro ormai fosse solamente un illuso che è stato sconfitto, invece lo incontrano risorto sul cammino della loro disperazione e ritornano a Gerusalemme felici, correndo per dire: è risorto, lo abbiamo visto. Questo ci dicono questi giovani che abbiamo conosciuto, questa è la Pasqua, risorgere con Cristo a vita nuova. Non mi resta che dire a tutti voi con grande amore, grazie per le tante testimonianze che mi avete inviato di queste vite che hanno toccato le vostre vite, di questi giovani che hanno parlato ai vostri cuori e che hanno riacceso in tante persone, in tantissime, ve lo assicuro, che mi avete contattato anche dall'estero, vite spente si sono riaccese alla gioia grazie alla testimonianza di questi nostri amici giovani nello spirito. E allora buona Pasqua, cari amici, che sia una Pasqua di resurrezione per tutti noi, una Pasqua dove con Cristo risorgiamo a vita nuova e possiamo ascoltare dentro di noi quella bella, quel bell'annuncio dell'Exultet, la notte di Pasqua: Cristo è veramente risorto, come un invito personale a fare di Gesù il centro della nostra vita e a proclamarlo Signore e Salvatore della nostra vita. Non è mai troppo tardi, puoi farlo tu, adesso, possiamo farlo insieme. E voglio proprio terminare con questa preghiera per tutti voi. Prima di questo, un grazie al nostro editore Giuseppe Mazzaferro, un grazie a Telemia, un grazie a Vladik Chakov, a Matteo Nesci per la sigla, a Vladik Chakov, il nostro
regista, grazie per queste 7 puntate di luce che ci hanno permesso, come una scala, di salire verso l'alto nella bellezza di un amore che non finirà mai. Come diceva appunto Chiara Corbella, siamo nati e non moriremo mai più. E allora vi invito, e termino così, a fare con me questa preghiera nel vostro cuore. Signore Gesù, io ti ringrazio perché so che tu sei il Figlio di Dio. Grazie perché tu sei morto sulla croce per amor mio e ti sei preso addossandoti i miei peccati. Oggi Gesù ti proclamo Signore, Salvatore della mia vita. Gesù, ti chiedo di spezzare le catene di Satana con le quali mi tiene avvinto al male, al peccato, al vizio. Donami la forza di risorgere con te. Vieni nella mia casa, vieni nella mia vita, trasforma la mia mentalità e aiutami a vivere da risorto, rendendo viva in me la grazia del battesimo con una rinnovata effusione dello Spirito Santo che faccia di me un uomo nuovo, un uomo capace di costruire ponti e non muri. Buona Pasqua, cari amici, e che Dio vi benedica. Arrivederci. Forse non potrò più correre, saltare, danzare, camminare in montagna, sdraiarmi sui prati, chiacchierare con gli amici, fare una famiglia, realizzare tutti i sogni che coltivo da molti anni. Mi chiedo se è giusto morire a 19 anni. Nel 1990, mamma Romina e papà Marcello si incontrano per caso e si innamorano. L'amore è così forte che decidono di sposarsi. Si scelgono come compagni di strada e accolgono me e mio fratello Simone come doni di Dio. Nel 1990 ho conosciuto Romina, la madre di Angelica, ed nel 1994 ci siamo uniti in matrimonio il 16 luglio. Un anno dopo, circa il 22 novembre del 1995, nasce Angelica, la nostra primogenita. Quando è nata la nostra bambina, eravamo indecisi sul nome di darle. Eravamo indecisi su Angelica o Isabella. Ma l'ostetrica ci disse subito che questa bambina aveva un viso talmente angelico che non poteva che chiamarsi Angelica. Sono nata il 22 novembre 1995 nell'ospedale di Treviglio. È autunno inoltrato. Il clima, relativamente mite, lascia spazio alle prime gelate in pianura. Fornasotto, 400 abitanti, è il mio paese, una frazione di Pontirolo Nuovo in provincia di Bergamo e diocesi di Milano. È una zona rurale della media pianura bergamasca, dove i terreni sono molto produttivi. Gli abitanti di queste terre sono generosi e di grande fede. Qui, tanti anni fa, si è trasferito da Zambla mio nonno Virginio e si è sposato con nonna Lori. Qui è nato mio papà Marcello ed è qui che cresco con il cuore pieno di gioia, grazie all'amore e agli insegnamenti dei miei genitori e delle persone che mi vogliono bene. Il tempo corre veloce e il 21 gennaio 1996 ricevo il battesimo nella chiesa di San Michele Arcangelo a Pontirolo Nuovo, per le mani di Don Ernesto Beretta. Angelica è una ragazza
fantastica sin da piccola, una ragazza meravigliosa, docile, anche se con un carattere che poi si è formato veramente serio e insomma consapevole di se stessa, del mondo, sia a livello personale, terreno che spirituale. Angelica da piccola sicuramente è una ragazza molto sensibile e vivace. La sua forza era sempre, anche già da piccola, ti riempiva di attenzioni. La difficoltà più grande sicuramente era raccontargli lunghe fiabe prima di addormentarsi al pomeriggio e soprattutto prendere anche solo lo sciroppo della tosse. Cosa dire di Angelica? Io ho sempre pensato, fino alla fine della sua esistenza terrena, che sia la ragazza ideale, una donna ideale, come figlia per me che sono il padre, per noi genitori, come una sorella, come una mamma, una nonna, una zia, una fantastica compagna di viaggio in cui ci mancherà, insomma. Ci sono due momenti nella mia vita che mi legano profondamente a Gesù. Il primo è il giorno in cui ricevo per la prima volta l'Eucaristia. Ricordo ancora, è il 29 maggio 2005, una bellissima giornata di primavera dove Gesù prende casa nel mio cuore. Il secondo è il giorno della mia cresima, il 27 maggio 2007. In quel sacramento mi sono sentita trasformata ed ho espresso il proposito di essere una cristiana autentica, di quelle che non hanno vergogna a testimoniare Gesù davanti agli altri. Zorzone è una frazione di Oltre il Colle, in Val Brembana, immersa in uno scenario naturale di grande fascino. Situato nelle Prealpi bergamasche, ai piedi della cima Menna, è il paese dove è nata mia mamma, Romina. Qui la montagna è di casa. Per me, che amo i boschi e la neve, questo è il posto più bello del mondo. Con Angelica siamo sempre venuti in montagna a trovare i nonni e gli zii, e per loro era una gioia infinita perché allietava tutti con il suo sorriso, la sua pace. Erano tutti molto contenti. Angelica era sempre molto felice di venire in montagna e non appena arrivava in paese era subito a casa nostra a trovarci. Si condividevano tantissimi bei momenti insieme, parlavamo di tutto. Si bevevano insieme dei tè bollenti che facevano un po' da contorno alle nostre belle chiacchierate e spesso insieme facevamo delle belle passeggiate. Lei amava molto la montagna, ma non voleva salire a quote troppo alte perché era piuttosto una ragazza di pianura, però apprezzava le bellezze della natura, apprezzava quello che questi paesaggi meravigliosi offrivano, e per noi era sempre una gioia incontenibile averla con noi, perché era sempre un motivo di sorriso, uno stare insieme bello in qualsiasi momento, sia quando condividevamo cose belle, sia quando c'erano anche dei momenti o delle fatiche. Era sempre bello quando Angelica veniva a Zorzone, perché abitando lontano i momenti che vivevamo insieme qua erano i momenti più belli, che più ricordo. Le nostre giornate erano giornate semplici, passavamo tantissimo tempo insieme, facevamo una camminata, pregavamo il rosario e organizzavamo anche tendate. Una stagione abbiamo lavorato insieme, era bello perché davvero potevamo vivere la nostra amicizia in modo concreto. Abitando lontano non è stata un'amicizia semplice, anche se tutti i giorni ci sentivamo. E davvero i momenti in cui lei tornava qui a Zorzone erano momenti bellissimi.
Un incontro speciale con l'Associazione del Rinnovamento nello Spirito Santo dà una direzione nuova alla mia vita. A Zorzone si riunisce per la preghiera il gruppo Shalom. Ne faccio parte anch'io. La spiritualità di questo gruppo ha un grande impatto su di me. I vari incontri di preghiera a cui partecipo lungo gli anni mi permettono di crescere e maturare nella fede. Passo da un cristianesimo abituale ad uno sempre più consapevole e gioioso. Era contenta di vivere insieme questi momenti di grazia, di preghiera, di condivisione con i fratelli. E vorrei qui soltanto ricordare una parola che il Signore le aveva donato in quel giorno 23 giugno 2013, quando ha ricevuto l'effusione dello Spirito Santo. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Credo che questa parola l'abbia accompagnata anche e soprattutto nei momenti di prova della sua malattia. Il Signore davvero è stato grande nell'avercela donata, anche se per un breve cammino su questa terra, ma siamo certi per un cammino che dura per l'eternità. A completare la mia famiglia come nido di amore nel quale vivo e maturo la mia fanciullezza concorrono i miei compagni di scuola e gli insegnanti, con i quali condivido per 5 anni le gioie e le fatiche, il lavoro e la vita. Angelica l'ho conosciuta in prima superiore e il nostro rapporto si è fortificato maggiormente l'ultimo anno di liceo, quando abbiamo iniziato a uscire insieme oltre al contesto scolastico e ha iniziato a confidarsi maggiormente, oltre a come è andata la verifica, cosa c'è da studiare domani. E ricordo di lei che aveva sempre una buona parola per tutti, nonostante potesse essere l'altra persona una sua amica o anche solo un professore. Ero la nuova arrivata in una classe quasi di sole ragazze, quindi mi sentivo un po' a disagio e lei mi ha subito accolto nel gruppo. Mi sono seduta accanto a lei come banco e ci siamo scambiati i numeri, abbiamo parlato subito molto, abbiamo scoperto che abbiamo i compleanni molto vicini e questo è un ricordo che mi rimarrà sempre. Sì, io mi ricordo di una volta in cui abbiamo fatto dei quiz di valutazione, diciamo, su dei nostri professori, no? E una nostra professoressa non era rimasta molto contenta del risultato, diciamo. Era un po' sconfortata, diciamo, e ci ha guardato e ci ha detto: ma qual è il vostro problema, no? Cioè, cosa c'è che non va? Allora tutti hanno iniziato un po' con i commenti negativi e Angelica è stata l'unica che in quella situazione è riuscita a riservarle un qualcosa di positivo, una parola bella, e l'ha ringraziata anche dopo. E appunto lei era davvero una ragazza molto decisa nelle sue idee, ma allo stesso tempo era anche, diciamo, ti lasciava esprimere la propria idea. Nel mio caso abbiamo parlato tanto di religione, di fede, di Dio, partendo dai banchi di scuola, proprio durante le ore di religione. Mi ricordo che io facevo un po' la parte della atea, diciamo, e mentre lei era molto presa proprio dai concetti e si vedeva che ci credeva veramente nel profondo, davvero. E così le discussioni nate un po' a scuola si sono portate anche fuori da scuola e così abbiamo iniziato a parlare di più. Forse è un po' strano tra ragazze così di 18 anni, 19 anni parlare di religione e di fede, però per me era un argomento, diciamo, sconosciuto e lei sapeva tantissime cose e questo mi rimarrà per sempre. È l'estate del 2014. La scuola è da poco terminata
e anche se sono impegnata con gli esami di maturità, come tanti ragazzi della mia età, decido comunque di dedicarmi al servizio con i più piccoli durante l'oratorio estivo. Prediligo i bambini, li adoro e sono sempre disponibile nei loro confronti, senza escludere nessuno. Non perdo l'occasione per dare anche ai più piccoli una testimonianza di vita autentica, con lo scopo di far loro conoscere il Signore. È proprio di questi giorni anche il mio incontro con la malattia. La scoperta della malattia di Angelica ha persino dell'incredibile. Sta racchiusa in due gesti e in due situazioni fondamentali della sua esistenza, due segni distintivi che ha sempre avuto, in un abbraccio e in un immenso sorriso. Questo succede in una serata dove un ragazzo all'oratorio di Canonica d'Adda, che non vedeva più Angelica da tempo, si avvicina, la guarda da lontano, le corre incontro di corsa e, saltandole proprio in braccio per dargli un abbraccio grande, affettuoso, la stringe a sé. Lei le regala questo immenso sorriso e lui esclama: Angelica, il tuo sorriso è piacevole e si sta bene con te, come quando ti avevo visto precedentemente. Da lì, quella sera, torna a casa in famiglia e comincia a sentire delle fitte proprio nella zona del seno destro. Sembra una normale situazione di dolore non preoccupante e invece cominciamo a fare i primi esami. I primi esami vengono effettuati pochi giorni dopo. La situazione sembra per noi normale, perché non ci viene data nessuna risposta immediata, anzi passa del tempo che quasi ci rasserena. E invece all'incontro, in una visita con la dottoressa che l'aveva visitata, praticamente le viene diagnosticato questo tumore già di un certo tipo, di grado abbastanza avanzato, però con la speranza che, insomma, Angelica guarirà. Con Angelica affrontiamo questo nuovo viaggio della vita. Lei sempre con la sua frase, altro segno distintivo, sia fatta la sua volontà. Uscendo dallo studio medico con Angelica ci incamminiamo. Mi guarda ed esclama una frase che mi ha sempre colpito, mi è sempre rimasta comunque nel cuore. Guardandomi a questa esclamazione: forza papà, perché iniziamo un nuovo viaggio. Tu devi starmi accanto, perché questa è la croce che mi ha donato Cristo. Quando sarò stanca, io te la passerò un po' e poi me la riprendo, perché sono chiamata anche a questo. Eccomi a Milano, in questa immensa metropoli. Sono qui per fare accertamenti. Siamo preoccupati. Il dolore al seno si è fatto insistente. Sono cosciente che questa è una prova importante per la mia vita. Ho bisogno di confessarmi, di ricevere Gesù e affidarmi alla Madonna per prepararmi bene ai giorni che verranno. Non capisco il senso di tutto questo, ma accolgo e accetto con speranza, senza domande né rivendicazioni. Rimango serena e fiduciosa, perché il Signore non mi fa mai mancare la sua forza. La potenza della vita e dell'amore sono ben superiori alle preoccupazioni del momento. E così mi lascio stravolgere i piani della mia vita, nella certezza che il Padre dà solo cose buone ai suoi figli. La scoperta della malattia di Angelica è stato un colpo al cuore per la nostra famiglia. Nessuno di noi si aspettava una notizia del genere. I sentimenti, gli stati d'animo sono stati più disparati, dalla preoccupazione grande di quello che avrebbe dovuto affrontare e la paura per quello che
la sofferenza e il dolore che avrebbe dovuto vivere a causa di questo tumore. Però la speranza faceva sempre da sfondo e noi questa speranza forte che lei sarebbe guarita non mancava. Alcuni tra i ricordi più forti sono quando, durante i suoi, prima dei suoi ricoveri, mi aveva chiesto di tagliargli i capelli a zero per non dover affrontare il trauma della perdita. Però sapendo quanto amava e apprezzava i suoi capelli, per me era stato dolorosissimo fare questa cosa per lei. E mi ricordo come se fosse oggi, che quando l'ho guardata gli ho detto: Angie, sei meravigliosa anche così. E lei anche in quell'occasione mi aveva sorriso, mi aveva detto: non preoccuparti zia, tanto lo so che sono bella dentro. Beh, anche per i nonni è stato un colpo al cuore, soprattutto perché non riuscivano a capire la sua giovane età, come potesse succedere una cosa così. E anche per i nonni è stato molto difficile, perché lei, essendo la prima nipote, la più grande, era diventata un po' il punto di riferimento. Non so, per esempio, accompagnare i nonni dal dottore più che a fare la spesa, era tutto Angelica che si arrangiava. E penso che anche chiunque crollasse il mondo addosso, ma non a lei, sicuramente. Papà, è la volontà di Cristo, non preoccuparti. La croce la porto io, ma quando sono stanca te la do per un po' e poi la riprendo. Vi chiedo solo un favore, non dite niente a nessuno. Non voglio essere di peso, né tantomeno voglio che gli altri mi compatiscano. Ricordo come se fosse ieri quella sera, in cui aspettavo notizie di Angelica, che mi aveva detto che stava facendo degli esami. Dovevamo prenotare la vacanza e dovevamo appunto attendere i risultati di questi esami. E mi arrivò un messaggio con scritto che avevano diagnosticato un tumore. È difficile descrivere la situazione di quel momento, però ricordo che da quel momento lì anche la malattia ci ha legato e ci ha unite molto di più. Mi ricordo che le avevo detto che se aveva bisogno, per qualsiasi cosa ci sarei stata. E lei mi aveva detto che non dovevo dire a nessuno di questa cosa, che lo sapevano in poche persone e non voleva che si sapesse. Io ho rispettato sin da subito questa sua scelta e non è stato semplice, però davvero come lei ha vissuto questa situazione ha dimostrato l'amore che aveva per la vita. Ha sempre vissuto la malattia con coraggio e sempre con una forza d'animo indescrivibile. Nonostante tutte le perdite e le privazioni che ho subito, io amo ardentemente la vita, amo la vita per la vita. E davvero, è come se tuttora io mi accingessi in ogni istante a dare inizio alla mia vita e non riesco tuttora assolutamente a discernere se io mi stia avvicinando a terminare la mia vita o se sia appena sul punto di cominciarla. Venerdì 28 agosto, Marcello di prima mattina mi chiama perché la situazione si è un po' aggravata. Corro giù a casa a prendere Marcello e mia cognata Romina. Andiamo in ospedale e troviamo Angelica abbastanza sofferente. Però una frase che mi ha colpito appena entrato in camera mi disse: zio Luca, sorridi, sorridi sempre. Ecco, passato un po' le prime ore del mattino, arriviamo al pomeriggio, io chiamo il coordinatore natale del rinnovamento dello spirito, gli dico che non posso essere presente all'adorazione serale e gli dico di ricordare Angelica nelle preghiere. E quella sera il Signore ci dona la sua parola,
sua parola che parla delle 10 vergini, 5 stolte e 5 sagge, ma in particolare risuona questo versetto: a mezzanotte ecco lo sposo, andategli incontro. Una parola che risuona per noi che siamo in adorazione, ma sentiamo anche nel cuore che è una parola per Angelica. Davvero lei stava aspettando lo sposo, e lo sposo è puntuale, è arrivato a mezzanotte. Ecco, in questo arrivo dello sposo noi abbiamo compreso che Angelica non è mai stata abbandonata. Sabato 29 agosto squilla il telefono. Ho solo guardato così d'impulso i numeri e ho capito che era l'ospedale di Milano. Ho tremato, la mano è tremata, mi indicavano di partire immediatamente, che Angelica si era aggravata e di molto. Ho cominciato a chiamare mia moglie Romina, di prepararsi e di prepararsi soprattutto all'evento che si stava consumando. Iniziava questo nuovo viaggio di Angelica e il nostro viaggio verso Milano è stato questo. Nel silenzio, nel dolore, siamo andati di corsa, abbiamo parcheggiato, io ho staccato mia moglie Romina con il mio passo veloce, sono entrato in ospedale, mi sono venuti incontro medici ed infermiere cercandomi di bloccare o di fermarmi per spiegarmi la situazione, anche se io avevo già capito tutto, lo sentivo dentro di me, nel mio cuore, nella mia anima, nella mia mente. Spostavo tutti, ho aperto la porta e ho trovato Angelica con il suo solito sorriso, la sua corona del rosario in una mano e le mani aperte. Dopo un po', impari ed incomincia ad accettare le tue sconfitte a testa alta, gli occhi aperti con la grazia che viene da Dio. Ed impari a costruire tutte le strade della vita oggi, perché il terreno di domani è troppo incerto per fare piani. Perciò pianti il tuo giardino e decori la tua anima, invece di aspettare che qualcuno ti porti i fiori. E capisci che puoi davvero sopportare, che sei forte e che vali. Perché non possiamo cambiare la direzione del vento, ma possiamo sistemare le vele, in modo da poter raggiungere la nostra destinazione, in Cristo Gesù nostro Signore. Vivere è arrivare dove tutto inizia, amare è andare dove nulla finisce. Oggi è più urgente che mai amarsi. Al tramonto della nostra vita saremo giudicati sull'amore. Non rimane molto tempo e allora dobbiamo affrettarci ad amare. Non abbiate paura a voler bene, a perdonare. Chissà perché noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Amare ed essere amati vuol dire essere felici. Cercate la felicità in continuazione, tutti i giorni. Fate in modo che la vostra vita sia piena di colori. La felicità è stata data in dono a ciascuno di noi ed è un regalo così prezioso che qualcuno l'ha nascosto così bene che ora non si ricorda più dove l'ha messo. Cercate nei nascondigli della vostra anima. Buttate tutto all'aria e vedrete che si farà trovare. Non dimenticatevi mai di lei, fino all'ultimo giorno della vostra vita.
Sapeste cosa vedo oramai? Sorrido contemplando gli occhi suoi. La vita come incenso sale. Sorride, sono sempre qui con lui, così in alto che le stelle stanno giù. Ora sono dove nasce l'universo, dove Dio ha dato luce al primo bacio. Scorderò mai voi e gli occhi sopra me, sguardi potenti e silenzi che non so, lacrime vere. Sole di sole, ora sono dove nasce l'universo, dove Dio ha dato luce al primo bacio. Decorati l'anima, destinazione dove l'amore muove il sole e le alte stelle. Oggi una storia di dolore ma soprattutto di grande speranza, perché è la storia di un ragazzo giovanissimo che è colpito dalla malattia e non ce la fa nella battaglia contro un tumore che lo aggredisce alle ossa, ma in realtà consegna tanto, tanto altro. E oggi, a neanche un anno dalla sua scomparsa, da Sospiro in provincia di Cremona, siamo qui con suo fratello. Grazie per essere con noi, grazie a Federico Firetti. Una storia che veramente animeremo piano piano con tanti ricordi, e io sono convinto che ne usciremo tutti noi con qualcosa di più da questa puntata, soprattutto per chi ci ascolta. Anzitutto, chi era tuo fratello Gianluca? Tutti lo chiamavate Gian. Sì. Innanzitutto era un ragazzo semplice, normalissimo, come tanti altri, che però da quando si è ammalato ha saputo intraprendere con coraggio questo duro e difficile cammino,
grazie anche e soprattutto all'amore e alla vicinanza di, in primo luogo, di noi familiari, ma poi anche di tanti amici, sacerdoti, medici, infermieri, e lui si è lasciato voler bene da tante persone. Questa è stata, ecco, la sua forza. Immaginate questo, questa notizia, un ragazzo, Gianluca, che ha praticamente 18 anni e come tutta una comunità gli si stringe piano piano attorno, a partire da chi gli è più vicino, dalla famiglia, ma poi anche da tanti amici, conoscenti. Questa è la sua foto. Sì. Lui amava tantissimo il pallone. Sì, anche tu del resto. Sì, esatto. Giocavamo entrambi a pallone. Io, vabbè, essendo 3 anni più grande, però ovviamente ero qualche categoria più in alto. Però l'ultimo anno, proprio quando si era ammalato, dovevamo giocare insieme quell'anno lì. E dopo, vabbè, lui ha smesso. E io ho dovuto proseguire giustamente portando a termine un impegno, però. Una partita anche tu, con la vita, nella Esatto. vita. Che rapporto avevate fra voi due? Noi eravamo molto legati già da piccoli. Infatti, siamo appunto molto vicini d'età. Giocavamo molto insieme. Allo stesso tempo, però, io magari ero, essendo più grande, facevo un po', magari, sai, come tutti i fratelli maggiori, un po' le prediche, oppure lo sensigavo un po', ecco, a volte. Dopo, nell'adolescenza, ci siamo un po' staccati, come è giusto che sia, la scuola, gli Come spesso impegni. avviene, ognuno ha il suo carattere, anche magari scuole diverse, percorsi Esatto. diversi, ma all'inizio eravate molto legati e poi la Sì. malattia in qualche modo vi Dopo la ha malattia ci ha riuniti legato ancora di più. tantissimo. Io saluto tantissimo anche mamma Laura, che è con noi, che ho conosciuto e che, insomma, è fuori dalle telecamere, ma so anche papà Luciano che ci segue da Sì. Cremona in questo momento, quindi salutiamo anche lui. È, diciamo, una storia di grande speranza, ma soprattutto quello che colpisce in qualche modo è la normalità di un ragazzo innamorato anzitutto della vita, come tanti altri adolescenti. Gli piaceva studiare? Abbastanza, nel senso che era un ragazzo normale, i suoi impegni li portava a termine, era, ecco, sul 7, 7 e mezzo come tanti ragazzi normali, ecco. Era anche molto responsabile, però lui aveva detto: se finisco di studiare, guarda mamma, papà, io comunque voglio andare a lavorare, non voglio fare come mio fratello, andare all'università, ecco. Però anche molto, come dire, sincero, Esatto, e onesto e schietto. sincero. Un ragazzo di 18, 19, 20 anni può riuscire con la sua semplicità a cambiare il modo in cui un sacerdote adulto, formato, guarda al mondo, alla vita e anche alla propria fede? È stato così. Don Marco D'Agostino, vicerettore a Cremona del seminario, ha visto trasformata la propria vita, il proprio modo di guardare al mondo, proprio dall'aver conosciuto Gianluca. Qui ci troviamo nel seminario di Cremona, che è la mia casa a tutti gli effetti, sia perché ho passato 14 anni della mia formazione e poi perché è 13 anni che abito qua. E qui c'è l'incontro un po' con la mia vita, con le esperienze che ho fatto da prete e mi hanno arricchito tutte. Certamente una di quelle che mi ha arricchito di più è stata la vicenda di Gianluca, che si è consumata nell'anno che è ancora in corso. Gianluca l'ho tenuto davanti a me e, come dicono sempre i seminaristi, quando alla sera è accesa la luce dello studio, dal corridoio che abbiamo fatto prima, lui si vede, ecco, e io ogni tanto glielo chiedo, che vegli anche sopra i seminaristi e sopra la loro vita, oltre che sulla mia. L'ho conosciuto perché degli amici comuni, la Francesca e la Valentina, la Franci è a scuola qua e quindi mi parlavano di questa situazione, ma non riuscivamo a trovare il contatto, no? Io conoscevo Fede, suo fratello, e poi parlando un po' così, lui un giorno ha detto: "Ma non posso fare due chiacchiere anch'io con Don Marco?" E allora da lì è nata questa amicizia, che è stata molto preziosa, ecco, uno dei doni più preziosi della mia vita. Anche se il primo incontro era stato devastante, perché io ero andato là con tutte le mie robe da prete, tutti i miei cosa dire, cosa non dire, cosa fare, cosa non fare. Ma
poi lui era veramente, veramente disarmante come il Vangelo. Una delle cose che mi ha lacerato di più, ma lo dico nel senso di riconoscenza verso di lui, che lui era uno, aveva degli occhi bellissimi, ma era uno che ti, come dice il libro, era uno che ti spaccava a metà. Qualcuno gli ha detto: Gian, ma abbiamo sbagliato il titolo, dovevamo scrivere Sbriciolato in mille pezzi, perché ti fissava, ma stava lì, ma tipo come quando uno, come quando in classe tu non vuoi cambiare la domanda, no? Che continui. Lui ti fissava negli occhi per dire: fammi capire, cioè fammi capire dove posso appoggiarmi se tu sei qua. E quindi sta cosa qua, almeno per la mia vita cristiana, per me che sono un prete, mi faceva dire, insomma, io ci credo alle cose che vengo qui a dirti, ci credo alla vita eterna, cioè lui ci credeva, parlava del paradiso, parlava del giudizio, parlava della morte. Una volta mi ha detto: Don, ma dimmi come sarà, ma quando me lo diceva, dimmi come sarà la morte. E voglio... gli dicevo: Gian, fammi una domanda per volta perché non riesco a risponderti a tutto, però cioè poi ogni tanto ci penso, dico, a volte risalivo sulla macchina come le scene dei film, ma non era un film, e lì piangevo, no? Cioè nel senso, davanti a lui stavo molto forte, prendevo la rincorsa quando andavo all'hospice, quando andavo a casa sua, mi facevo forza, no? Ma poi quando andavo in macchina dicevo: oh, ma io sto vivendo una storia bella di grazia nella sofferenza, nel dolore, e a volte non me ne rendo conto, quindi è un po' da srotolare ancora. Ecco, io spero di non dimenticarmene nella mia vita mai, perché certi incontri non si dimenticano. Valentina, ciao. Ciao. Tu sei stata l'amica di sempre, l'amica d'infanzia di Gianluca, e in qualche modo sei stata tu l'artefice dell'incontro tra Gianluca e Don Marco. Che effetto ti fanno le parole di un sacerdote, quindi di una persona adulta, matura, che ha studiato, dalla fede solida, che vede in qualche modo tutto in discussione dall'incontro con un ragazzo ventenne? Sicuramente mi stupiscono molto vedere Don Marco, che comunque lui stesso dice: ho avuto una conversione sincera e profonda con la storia di Gianluca, fa interrogare anche noi. Noi l'abbiamo vissuta insieme, la storia di Gian, insieme con Don Marco, e devo anche, diciamo, dire la verità, anche mia mamma mi ha suggerito, insieme a mia sorella, di presentargli Don Marco, perché era un periodo in cui io andavo a trovare Gianluca e lo vedevo triste, cupo, buio, che lui non è mai stato una persona così, è sempre stato molto solare, solo che lo vedevo un po' perso, un po' solo. Allora abbiamo pensato di presentargli Don Marco, appunto insegnante della scuola che frequenta mia sorella, e quindi abbiamo deciso di fare questo incontro proprio con una torta e un tè, e poi i nostri incontri sono sempre stati così, molto semplici ma molto sinceri. E attenzione, non è stato semplicissimo, allora racconteremo tra poco, nulla è scontato. Esatto. Gianluca come reagisce alla scoperta della malattia? Se, all'inizio, forse Federico sa meglio la reazione. A me aveva detto: ho questo tumore, però era positivo, era molto positivo inizialmente. Ottimista? Sì, molto. Il primo dolore a settembre? Metà settembre del 2012. Ma poi, come succede sempre, si aspetta un po' per gli esami. Sì, dopo la prima partita di calcio, dopo il primo tempo, sentiva questo pizzichio sotto il ginocchio. Allora si è fatto cambiare dall'allenatore e da lì non ha più ripreso però gli allenamenti, perché il dolore aumentava sempre di più. Solo che all'inizio, sai, fai le prime visite al fisioterapista, però non siamo andati, ecco, così non ci ha consigliato subito di fare una lastra. Questa è arrivata dopo 2 mesi. Quindi a dicembre? Fine novembre. Inizio dicembre. Ed è stata quella che ha detto, insomma, che c'era un problema grande. E la diagnosi, certo. La vostra famiglia ha quella notizia? All'inizio speravamo tutti che non fosse un tumore, però dopo la biopsia avvenuta appena prima di Natale, il chirurgo ci ha chiamati tutti dentro e gli ha detto a Gianluca: Gianluca, non è un raffreddore, è una cosa molto più seria, adesso vai a casa,
fai il tuo Natale con i tuoi amici, mangia il tuo panettone, salutali che da gennaio, il 3 gennaio, entrerà a fare la prima chemioterapia all'Istituto Tumori di Milano. Ci vedremo a marzo per l'operazione, ha detto. C'è stato un po' di rabbia all'inizio? Io ricordo quel giorno quando tornammo in macchina, in autostrada, e eravamo la macchina tutta in silenzio. Io guidavo, il papà vicino, la mamma e Gianluca dietro, e Gianluca un po' piangeva, sì, giustamente, come penso sia, si sfogava, e noi invece dovevamo essere un po' speranzosi e tirarlo su di morale, quindi dovevamo cercare insomma di confortarlo e diciamo no Gianluca, vedrai, andrà tutto bene, vedrai che sono bravi i medici, e andrà tutto bene. Valentina, come si fa? È sempre difficile, è quasi sempre impossibile, ma a maggior ragione quando si è giovani. Come si riesce ad accettare una malattia secondo così me grave? L'unico strumento, e questo me l'ha insegnato Gianluca, è avere una fede solidissima, che a lui è venuta e si è maturata proprio con la malattia. Io l'ho detto più volte, cioè più la malattia lo mangiava, più la sua anima splendeva. Era una cosa incredibile. Infatti si pensa, andare a casa di un malato terminale che possa essere triste, doloroso, faticoso, sì, sicuramente c'è anche quell'aspetto, però io mi ricordo che tutte le volte che eravamo in casa sua, anche solo io e lui, io stavo bene, vedevo che anche lui stava bene, cioè era una cosa molto forte e profonda, e mi ricordo che quando uscivamo da casa sua eravamo felici, sereni, e ci portavamo a casa sempre una piccola lezione di vita. Infatti è bello come il Don lo descrive nel libro, la D di divano. Lui me l'ha letta, io era la bozza ancora, e quindi è diciamo la mia lettera, perché me l'aveva letta lui proprio. E lui da quel divano stava fermo, e quindi si potrebbe pensare che non potesse fare nient'altro, invece sapeva amarti, volerti bene, e tu ti sentivi sempre accettata e mai in difetto, e quindi questa è stata la sua forza, che da quel divano sapeva fare grandissime cose. Il libro è questo, scritto proprio con Don Marco D'Agostino, spaccato in due, l'alfabeto di Gianluca, edito da San Paolo, un libro che veramente ho divorato, perché è un racconto di un giorno dopo giorno. Lo vedete un po' di segni, scusate, ma faccio così, di un giorno dopo giorno, e di una grande veramente forza nella sua normalità, cioè di un sentimento come la rabbia inizialmente, come magari non accettare immediatamente un sacerdote nella propria casa perché lo poteva vedere, come dire, come una fine invece che un accompagnamento, un cammino. È stato così? Allora, eravamo un po' titubanti in effetti a presentarglielo, allora, perché comunque, esatto, essendo malato gravemente, presentare un prete, insomma, si pensa sempre al peggio. E invece la bellezza di Gian era che lui accettava tutti, e forse avevamo sbagliato noi a farci tutti questi problemi, perché in realtà la sua porta era sempre aperta per accogliere chiunque, e questa è stata anche una delle cose che secondo me l'ha salvato nella malattia. Lui accoglieva tutti. Chi ha passato in qualche modo in famiglia un evento simile sa bene la fatica di incontrare, di parlare, ma questo non l'ha mai fermato. No, a volte ci facciamo molto spesso più problemi noi che siamo sani. Devi riposarti, invece no. Come va, vuoi che vado? No, invece lui, magari quando eravamo in casa io, la mamma e il papà, che sapeva dovevano arrivare i suoi amici, a volte dei momenti di sconforto ci sono stati, normali, con la mamma soprattutto, che faceva un po' da parafulmine, è normale, però quando sapeva che i suoi amici arrivavano o veniva a trovare un sacerdote, allora quello era il suo momento della giornata più importante, lui si preparava e li accoglieva col cuore aperto, dimenticando se stesso, i suoi problemi. Valentina, tu sei stata l'amica di infanzia, dei primi anni, poi in qualche modo vi siete allontanati perché avete preso strade, scuole diverse, e vi siete invece riavvicinati durante la malattia. È vero che alcuni dei suoi amici, della compagnia che frequentava, lo avevano allontanato?
più che allontanato si erano dimenticati, tra virgolette, di lui, ecco, perché avevano ritmi di vita completamente diversi, da ragazzi di 20 anni sani che escono e vanno fuori con gli amici, magari vanno anche a ballare, perché no? E quindi lui purtroppo la malattia progrediva e non poteva fare tutto quello che facevano gli altri, aveva ritmi più lenti e quindi dovevamo essere noi ad andare da lui. Lui purtroppo faceva fatica anche se dava il massimo e quindi ho visto che i suoi amici dell'oratorio, diciamo, l'avevano un po' abbandonato e quindi questa cosa lui l'ha sofferta, secondo me, abbastanza. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ma poi ci saranno nel nostro studio altri begli amici che sono stati con lui davvero fino all'ultimo e torneremo poi ad ascoltare anche Don Marco. Tutto questo tra qualche secondo, state con noi, a tra poco. Bentornati a tutti voi, cari amiche e cari amici, oggi per parlare della storia di un ragazzo, Gianluca, una storia di chi ha scoperto la malattia, un tumore maligno a 18 anni e che però nella sua vita che si è conclusa a 20 ci racconta il segno che ha lasciato in tanti, perché ci sono stati degli amici che magari si sono spaventati di fronte a un male così grande e si sono allontanati, non si sentivano pronti, mentre oltre al fratello Federico, l'amica di sempre Valentina, altri amici ci hanno raggiunto, gli amici che lo hanno accompagnato con forza, con coraggio fino all'ultimo, come Francesca, che è la sorella di Valentina, e Don Marco era tuo professore, sei stata tu a presentarli. Sì, abbiamo fatto una vacanza insieme per portare i bambini con delle malattie. E in questa vacanza ho avuto modo di avere più confidenza con Don Marco e dato che sapevo che a casa c'era Gianluca che comunque aveva bisogno, ho pensato di provare a parlargliene e lui ha subito deciso di andare a trovarlo e quindi in pochissimo tempo abbiamo presentato Gianluca, Don Marco e Gianluca. A Gianluca. Sì. Emanuele, Don Marco è stato anche tuo professore al liceo e era già da un po' di tempo che ti parlava di questo Gian. Esattamente, Don Marco ne parlava in classe da novembre, possiamo dire, e a un certo punto, mi ricordo una sera, mi aveva detto che Gian si era aggravato molto. Allora gli ho detto, Don, passami a prendere a casa che andiamo a trovarlo. Quanti anni avevi? 18. Quella sera lui non poteva, però ho deciso di andare il sabato sera all'hospice. Mi ricordo ancora quell'incontro, mi aspettavo un ragazzo malato e sono entrato in stanza, lui era in penombra sdraiato sul letto, la malattia lo mangiava, come dico sempre, però io ho sempre fatto questa riflessione. Che se io fossi stato al suo posto avrei detto, cosa ci fa un ragazzo qua, perché viene a trovarmi, perché non sono al suo posto e perché io ho 20 anni e devo morire. Invece lui dal letto è come se mi volesse abbracciare. Questa è una cosa straordinaria, perché lui non mi aveva mai visto, non mi conosceva. Eppure con i suoi occhi mi voleva trasmettere un abbraccio di fiducia e di speranza. E di un amore che col tempo è diventato davvero reale e forte e ancora adesso lo porta nel mio cuore. Cosa ti ha colpito di più del suo carattere? Gian aveva un carattere semplice. Io, avendo 20 anni, vivo in un mondo dove il successo, la fama, in qualsiasi cosa, scuola, sport, è qualcosa di ambito da tutte le persone, nel lavoro. Gian invece era un ragazzo semplice che non pensava al domani, non rimpiangeva nemmeno il passato, ma lui cercava di vivere in pienezza l'oggi, non perché se ne fregasse del domani o perché viveva la giornata, ma perché sapeva che domani magari lui non poteva più esserci. Non poteva più esserci per la malattia, per un incidente o per qualsiasi altra cosa. Quindi la forza del suo carattere è stata questa, di trasmettere a noi stessi, ma soprattutto di vivere lui stesso in prima persona, questa consapevolezza che l'oggi è importante e che va vissuto con il massimo amore che si può trasmettere alla vita e alle altre persone.
Cosa facevate quando andavate a trovarlo? Simone, anche tu hai avuto modo, attraverso Don Marco, che ti ha chiesto lui stesso di accompagnarti a trovare un ragazzo malato. Tu chi hai incontrato? Allora, sì, appunto, io sono andato a trovarlo anche con Don Marco. L'incontro, il primo incontro è molto simile a quello di Emanuele. Eravamo ai primi di dicembre e, conoscendo bene Don Marco, mia mamma è amica della mamma di Valentina e Francesca, quindi insomma avevo già sentito parlare di lui, però sai, la malattia, il dolore, qualcuno che non si conosce, ero sempre stato un po' indietro. Invece proprio quella volta, quando mi è stato riservato l'invito, l'ho preso come un'occasione. E io, il primo incontro è stato molto difficile perché non sono riuscito a dirgli nulla oltre a un saluto, perché mi trovavo molto io in difficoltà nel vederlo. Impotente. Esatto. E, però, dato che io sono uno che giudica molto gli altri, in quel momento mi sentivo io come una persona veramente inutile. E quindi ho voluto avere una seconda occasione, quindi andare a trovarlo una seconda volta a casa sua dopo una partita di calcio, e da lì è nata proprio un'amicizia. Abbiamo cominciato a parlare tra di noi e ho trovato un ragazzo di quelli che sinceramente se ne incontrano pochi, perché si riusciva a parlare di lui come poche volte riesco a fare con gli amici di sempre. Un ragazzo, nonostante la sua malattia, anche comunque solare, divertente, che non si era dimenticato quello che era la normalità della sua vita precedente, ma sapeva comunque accettare quello che stava vivendo. Valentina, quali sono, andando per immagini, i momenti più belli che ricordi di quegli incontri, nonostante fossero nella sofferenza? Sicuramente le nostre chiacchierate davanti a una tazza di tè, un tè speciale che veniva da Parigi e lui me lo offriva sempre con grande amore, e quindi queste merende passate comunque a condividere. Infatti una cosa che mi piace sempre ricordare è che il giorno dell'ultimo dell'anno, il suo ultimo dell'anno, ci eravamo scambiati gli auguri e lui mi aveva scritto: e mi auguro che quest'anno ci regali momenti felici da condividere. E questo secondo me sintetizza un po' quello che era Gian, cioè è la condivisione con gli altri. Lui aveva capito che era la chiave per poter davvero vivere una vita bella nonostante il grande dolore, perché comunque fisicamente stava molto male, era debole, soprattutto negli ultimi momenti faceva fatica ad alzarsi dal divano. Mi ricordo che con la Laura a volte lo spostavamo dal divano alla carrozzina e comunque non era semplice. E in tutto ciò io lo vedevo sempre con questi occhi blu che ti sorridevano, e questa secondo me è stata la sua grande forza e non me lo scorderò mai, sicuramente. Emanuele, che cosa non dimenticherai mai di quegli incontri, magari di una parola, di una frase che porterai sempre con te? Io ho impresso un incontro in particolare che nel libro viene descritto, nel capitolo M della medaglia. Io 3 anni fa ho vinto i campionati italiani di canoa. Quella medaglia, come ho detto prima, per lo sport era qualcosa di assoluto, di desiderato. E quell'incontro era una settimana che lo conoscevo, quindi ero ancora molto distaccato da Gian, ne eravamo ancora amici. Mi ricordo che sono entrato sempre lì all'hospice, erano 2 amici, e ero lì per andare via dopo 2 minuti perché non sapevo cosa dire. Però mentre stavo per dirgli: Gian, guarda, devo andare, i 2 ragazzi sono alzati e sono usciti. Così ci siamo messi a parlare del più del meno, gli raccontavo io i miei problemi, che è una cosa buffa. E poi prima di uscire gli ho regalato questa medaglia, e quando mi ha chiesto il perché, gli ho detto: perché le medaglie d'oro si danno ai vincenti, che vincono le battaglie della vita di ogni giorno. Questo... Cioè, tu arrivavi là e con, voglio dire, la vita che ci circonda, che in qualche modo ci dice che le cose più importanti sono quelle. Ci tenevi perché hai lottato tanto, ti sei esercitato, hai conquistato quella medaglia e alla fine tutto si sgretola di fronte a lui e capisci che il mondo è rovesciato, che le priorità sono altre, e così gliela regali a lui. Esattamente, e il perché? Perché il vero vincente era lui, e ancora adesso sono convinto che c'è un mondo a parte, il mondo dell'ospedale, il mondo della malattia, il mondo
di una casa di sospiro, che però regala sorrisi, regala tanto amore. Quindi è questa le cose, sono queste le cose che contano davvero. Federico, anche tu hai riscoperto le piccole cose con tuo fratello, cose che non facevate da tempo. Sì, come per esempio anche stare insieme sul divano una sera a guardarsi un DVD, cosa che abbiamo fatto l'ultima sera di Capodanno, perché ovviamente non c'era altro. Ecco. Neanche un anno fa. Neanche, sì, esatto, perché non potevo muoversi, però lo rifarei ancora 100 anni, ecco, se potessi, perché credo sono proprio le piccole cose quelle che contano nella vita. E lui mi ha insegnato questo, credo anche ai miei genitori e alle persone che gli sono state accanto. Federico, come ha vissuto gli ultimi giorni Gianluca? Li ha vissuti in maniera autoironica da un lato. Come l'ho visto abbastanza lui? In casa sereno, faceva a volte qualche battuta, allo stesso tempo però sapeva che si stava ormai incamminando verso la fine. E ricordo il 24 gennaio lui decise lui di entrare in hospice la seconda volta, perché era già entrato prima di Natale, e ha detto: mamma, non ce la faccio più a stare a casa, chiamate l'ambulanza che oggi dopo pranzo andiamo. E lui morì il 30, una settimana dopo. E ricordo ancora quando vennero i volontari della Croce Rossa a prenderlo. Noi abitiamo in un appartamento un po' piccolino con una scala, no? Quindi un po' stretta, e lui non poteva più camminare, allora ci voleva tipo una sedia per portarlo giù. E lui chiese scusa agli infermieri, ai volontari, dicendogli: scusate perché c'è poco spazio, vi faccio lavorare, vi faccio, ecco, faticare un po' troppo, scusate, no? In maniera, e questo mi stupirà sempre di lui, i grazie e gli scusa che diceva. Aveva un rapporto bellissimo anche con tutto il personale, infermieri se gli dava una mano, sì. Con i medici. E l'ultima volta che invece lo hai visto, quando è stato? L'ultima volta che l'ho visto era sotto morfina, ormai se ne stava andando, ed eravamo tutti insieme, eravamo nella stanza dell'hospice, e era una sera, mi ricordo ancora, e abbiamo pregato insieme, c'era chi piangeva, chi ha pregato un po', e è una cosa che non dico spesso agli incontri, però siccome siamo in TV mi sento di dirla. A un certo punto loro sono usciti, sono rimasto un attimo dentro, e non so perché, non lo sapevo allora, non lo so ancora adesso, mi sono inginocchiato. Mi sono inginocchiato perché Gian aveva questa forza che anche se non parlava, se era in silenzio, con gli occhi chiusi, perché se ne stava andando, mi insegnava a innamorarmi della vita. E questa è una cosa che mi porterò sempre dentro. Quindi grazie Gian, e grazie anche per gli ultimi incontri che ci hai regalato da un letto di ospedale. Valentina, quanto sei cambiata da questo incontro, da questi mesi insieme, sì, fianco a fianco? Tanto, e soprattutto perché Gian mi ha fatto credere che comunque oltre la morte c'è qualcosa di più, e quindi la vita eterna. Questo sicuramente lo devo a lui, perché io prima sì, come lui, andavo a messa la domenica così, ma non sapevo esattamente che cosa volesse dire. E in questo modo ho capito davvero che cosa significa, perché l'ho visto in lui credere che dopo la morte ci sia qualcosa. Perché a 20 anni pensare che la tua ultima destinazione è morire, allora puoi morire anche prima di essere fisicamente morto, mentre lui è rimasto vivo fino all'ultimo giorno, splendente, solare, perché era convinto, e lui l'ha detto, che ci sarebbe stata per lui una ricompensa, e lui di questo era certo. Francesca, voi partecipate a degli incontri in cui date testimonianza di questa storia di speranza, di luce, nonostante il buio del dolore. Tu ad incontri come questi ne hai partecipati a più di 60. Sì, abbiamo partecipato, abbiamo fatto tanti incontri e abbiamo sempre cercato di partecipare alla maggior parte, chi poteva andava, e è bello vedere come mentre si parla ci sia silenzio e tutti stiano attenti,
perché la storia colpisce molti e si percepisce un'atmosfera di commozione anche nelle scuole medie dei ragazzi di 12-13 anni che comunque stanno attenti e partecipano volentieri. E cosa vi chiedono? Ci sono delle, magari delle curiosità che i più piccoli vi fanno su Gianna, sulla sua storia? Delle domande. Ascoltano? Sì, ascoltano principalmente, però ecco, è sempre un'esperienza forte. Sì. Sono i segni anche di questa storia, Simone. A te cosa ha lasciato Gianluca? Beh, io venivo da un momento della mia vita molto particolare e la sua conoscenza mi ha, a volte è una frase un po' forte, ma mi ha davvero cambiato, perché mi ha dato modo di uscire un po' da quel guscio, da quelle sicurezze in cui mi chiudevo, e mi ha dato modo di guardare la realtà, ciò che mi circonda, per quello che davvero è. Molto spesso ci si fa un film, no, della vita, si guarda una realtà che è quella che noi vorremmo, e Gianluca, proprio da quel divano, proprio con la sua conoscenza, con il suo atteggiamento nell'affrontare la malattia, mi ha dato modo di capire quello che è davvero importante, quelli che sono gli ingredienti da mettere nella mia vita per poter essere felice. E penso che ormai ho 20 anni, insomma è un'età ancora giovane, certo. Però credo che le basi poi per una vita felice debbano essere messe adesso, e lo ringrazio perché davvero mi ha mostrato tutto quello che ho e che molto spesso mi dimentico. Federico, tuo fratello, ecco, col senno di poi, a gennaio sarà un anno esatto della sua scomparsa. Quello che è successo a lui, alla vostra famiglia, ma anche a questo abbraccio di tante persone, spesso conosciute, che si sono avvicinate, veramente attirate come una calamita da questa storia che ha donato tantissimo agli altri. Come guardi a quello che è successo? Da un lato, complessivamente, ecco, dico con serenità, perché nel senso mi porterò sempre un bel ricordo dentro di mio fratello, e tre cose mi ha insegnato, penso anche ai miei genitori, sono l'unione in famiglia, tra gli amici, tra le persone care, in primo luogo, la misericordia, perché visto che anche l'anno della misericordia ho sperimentato comunque la presenza del Signore che ci ha accompagnato in questi due anni e sono sicuro ci accompagnerà ancora, e allo stesso tempo attenzione, la parola attenzione, perché abbiamo conosciuto una realtà, quella degli ospedali, di molti bambini che sono ammalati, c'è molta sofferenza e c'è bisogno da parte di tutti, se si può, ecco, uscire un po' da noi stessi. E queste sono parole che ascoltate di ragazzi ventenni di oggi, non sono alieni che arrivano, ma proprio ragazzi di oggi, e che vogliono fare in qualche modo un regalo, se vogliamo, con una frase, delle parole che abbiamo chiesto a ciascuno di voi di consegnare a fine di questa puntata nel ricordo di Gianluca. Vuoi cominciare tu, Valentina? Va bene. La mia frase per Gianluca è: grazie Gian per avermi insegnato che nella vita ciò che conta è puntare all'essenziale, perché davvero a 20 anni ci si circonda di tante cose inutili e si perde tanto tempo, e con Gian abbiamo capito che il tempo purtroppo non si sa quanto ne abbiamo, e quindi è importante davvero puntare all'essenziale, vivere il presente, alle cose più importanti. Esatto. Per te, Simone? Per me è proprio, sono due parole che lui mi ha detto la sera in cui l'ho salutato l'ultima volta, una settimana prima che morisse, ci siamo salutati e lui mi ha detto: mi raccomando, io ci ho visto dentro, mi raccomando, vivi la vita anche per me, ricordati ciò che conta davvero, mi raccomando, fa che la tua vita sia bella. Francesca. La mia frase è: grazie Gian per avermi insegnato che il Vangelo si può concretizzare nella vita.
perché dalla sua storia si è proprio visto come si sia concretizzato il Vangelo, ad esempio le beatitudini, con beati i poveri in spirito, e quindi l'umiltà che lui ha avuto l'ha portato alla salvezza, la sofferenza l'ha portato alla salvezza. Emanuele, la tua invece? Il regalo che faccio a Gian è una promessa, ovvero di non essere solo uno strumento che racconta questa bella storia, ma anche di interiorizzare queste cose e metterle veramente a pieno nella mia vita. Sono Valerio, di Roma, ho 29 anni. Ho deciso di farmi il battesimo a 12 anni perché ero molto legato a mio nonno paterno, mio nonno Mimmo, e lui era molto cristiano, lui andava sempre a messa la domenica ed era una persona di cuore, per me era come un padre, perché io quando ero più piccolo, che i miei lavoravano, stavo sempre con lui, lui veniva a casa mia, quindi era proprio come un padre. E purtroppo subito dopo poco che io ho deciso di farmi il battesimo e la comunione, lui si è ammalato di un male gravissimo, che è il tumore ai polmoni. Quindi ho visto mio nonno proprio spegnersi, anche se il suo amore per noi, la sua preoccupazione che noi stessimo bene non finiva mai, anzi lui stando male si preoccupava per noi. E l'ho visto proprio allettato, che non si muoveva più, perché poi il tumore gli è passato al cervello, quindi cose brutte che non augura a nessuno. E là io pregavo questo Dio in cui io in realtà ho sempre creduto, perché io ho sempre sentito una presenza, anche se non avevo il battesimo. E quindi pregavo questo Dio di farlo guarire, e credevo che lui potesse guarire, perché dicevo, se Dio è buono potrà guarire. E invece purtroppo così non è stato. E a un certo punto mio nonno si è spento. E questo ha portato a una ferita grande anche in tutta la mia famiglia, perché mio padre non riuscì a prenderla per niente bene. Io mi ricordo che mi svegliavo di notte, che lo sentivo strillare, lo sentivo piangere. Mio padre era sempre stata una persona tutta di un pezzo, tutto irremovibile, molto forte, molto buono, ma non l'ho mai visto piangere, non l'ho mai visto star male. E sentirlo piangere, sentirlo strillare dal dolore di notte, per me è una cosa che mi ha segnato e credo che non mi scorderò mai. Questa sofferenza ha portato sì che i miei genitori a un certo punto hanno deciso di separarsi, e io ho vissuto un periodo molto brutto, perché io continuavo a pregare. Mi ricordo una volta stavo sull'autobus mentre andavo a scuola, e da dietro ho visto un signore che poteva sembrare mio nonno. Allora mi ricordo, ero piccolo, vado là e per vedere se era nonno, ma non era nonno. E allora dico a questo Dio in cui io credevo, ti prego, almeno una volta, almeno una, fammelo rivedere, solo per poterlo riabbracciare una volta, poi se ne rivai io so che sta là, però almeno fammelo vedere, no? Però purtroppo non era ancora, non avevo capito dove realmente stava nonno, no? Che lui realmente stava qui e sta qui con me anche ora, no? Ma cercavo sempre di vederlo in un modo più umano. Quindi, non sentendo che queste preghiere venivano accolte, mi sono arrabbiato tanto con questo Dio, piano piano, ma sono arrivato a un punto che lo odiavo proprio fortemente, che lo godevo nel bestemmiarlo, gli chiedevo di scendere se aveva il coraggio davanti a me, perché l'avrei ammazzato se si era veramente fatto uomo, che si rifacesse uomo davanti a me, perché avevo tanta rabbia contro di lui. Quindi a 13-14 anni mio padre è andato via di casa, e quindi oltre alla sofferenza prima della perdita di mio nonno, la perdita di mio padre, ho avuto anche la sofferenza di sentire mia mamma che stava male, perché non aveva più un marito a fianco e si è sentita abbandonata. Quindi mia mamma è stata per tanto tempo a letto a piangere. Io mi ricordo, stavo vicino a lei a cercare di stargli vicino, a essere forte, quindi cercavo di cucinare, di fare qualcosa di buono, no? Nel mio piccolo, perché avevo 14 anni. A un certo punto non ce l'ho più fatta, perché io davanti a loro cercavo di essere forte, ma da solo non riuscivo a essere forte. E quindi ho cominciato a essere al di fuori di casa molto
molto free, nel senso volevo essere molto libero, molto decidere io della mia vita. Quindi pensavo che fosse più giusto frequentare gente più grande, gente che faceva anche cose che non andavano fatte, come il cominciarsi a drogare, come il rubare motorini, pezzi di motorini, menare la gente, andare a fare i soprusi a quelli più piccoli. Io ero dell'idea che nella vita ormai non c'era più niente, Dio se c'era era cattivo e l'unica cosa importante era fare esperienza. Quindi ho cominciato a fare esperienza di tutto quanto, ho cominciato a frequentare i rave, ho cominciato a frequentare gli illegali, ho cominciato a usare prima la speed, poi ho cominciato a prendere la ketamina, trip, funghi, MDMA, ho cominciato a prendere tutto quello che si poteva prendere. Questo mi ha portato ad avere una dipendenza, prima alla speed, poi alla ketamina, perché io andavo un po' a periodi. E le persone che frequentavo, ne frequentavo tante, avevo tanti soldi, stavo bene, perché comunque spacciavo anche. E solo che questa cosa qua piano piano ho cominciato a sentire che mi spegneva, perché mi ricordo tornavo ogni tanto a casa che mi guardavo e non mi riconoscevo, mi guardavo nello specchietto della macchina e dicevo questo non sono io, ma mi facevo un'altra botta e passava la paura. E è capitato un anno che il 27 dicembre sono tornato a casa la mattina dopo una serata di poker e cocaina e ho visto tre macchine davanti a casa mia, dentro una ci stava un'amica di mia sorella. E io penso, ma che ci fanno questi qua alle 5 di mattina? Boh, vabbè. Salgo su e vedo mia sorella che si stava preparando. E gli faccio, ma dove stai andando? Faccio, no, vado a conoscere un frate esorcista. Frate esorcista? No, non hai capito, vai a letto. Non si vada da sta gente non bisogna frequentarla, sta gente non è buona, sta gente ci fa lavaggio il cervello, vattene a dormire. Abbiamo cominciato a discutere. Hanno fatto tardi, quindi è salita Veronica, questa amica di mia sorella, con Claudio, che è una persona che poi mi è stata molto vicina, che mi dice, oh, noi stiamo andando, fatto sta, stranamente ci sta pure un posto in più, vuoi venire? C'è il posto pure per te. Io no, raga, ma che di non va collato, non esiste, io non vado da sta gente, devo andare a dormire, sto male, eccetera, eccetera. Alla fine mi sono ritrovato in questa macchina, con gente che ascoltava canti di Dio, canti strani, che non avevo mai sentito di Dio, perché poi capii dopo che erano i canti carismatici. Arriviamo in questa chiesetta Esernia, bruttissima, ho detto minzia, guarda che posto sono arrivato, cioè terribile, proprio nei posti alla film, ho detto non esiste, vabbè. Arriviamo dietro alla sacrestia, arriva questo frate, io c'avevo tutta sta rabbia che mi si stava facendo sempre più grande, ho detto mo lo spacco, a questo lo spacco, gli faccio pagare tutto quello che mi hanno fatto, tutto quanto, io questo qua proprio lo ammazzo proprio. Arriva una persona che dall'aspetto era un frate normalissimo, e noi eravamo tanti, prende e mi fa, tu, vieni con me, ti voglio un attimo parlare. Faccio io, mo che vuole questo? Faccio, vabbè, ok. Mi porta dietro, perché c'era un piccolo separé che divideva. Mi comincia a guardare, io non lo guardavo negli occhi, lo guardavo solo nel complesso all'inizio. E mi comincia a dire, tu hai tanto sofferto, mi prendeva le mani, mi ricordo, e mi diceva, tu hai tanto sofferto, i tuoi si sono separati. Mi ha cominciato a dire delle cose della mia vita che erano solo mie. Allora io mando un urlo a mia sorella e gli faccio, Alavi, ma tu gli hai detto qualcosa, qua mi stai ingannato, che cavolo è stato a fare, ma che c'è, vanno a Marche, mi ricordo, gli ho dato uno spintone, lui si è allontanato e mi fa, guarda, io non voglio dirti nulla, ti voglio dire semplicemente che la tua vita non è buttata, che la tua vita serve a qualcosa, che tu se decidi di fare il salto lo puoi fare. In quel momento io l'ho guardato negli occhi e ho visto degli occhi che non avevo mai visto in vita mia. Una profondità, un amore, ho visto delle cose che mi hanno proprio, sono entrati da qua e sono scesi fino al cuore, tant'è che io non sono riuscito a resistere nella mia durezza, ho cominciato a piangere forte, l'ho preso, me lo sono stretto forte forte, l'ho abbracciato forte forte forte, ho fatto, padre, ma tu ora mi stai dicendo tutte queste cose, tutte queste verità, ma io le so, come faccio? Io tornerò a casa e che mi vedrò e mi farò ancora più schifo di prima. Cosa posso fare? Io non è che ora esco e credo in Gesù Cristo, non posso credere così in Gesù Cristo, anche se vorrei tanto, ma non posso. E lui mi dice, io non ti dico che devi credere in Gesù Cristo, tu devi credere che c'è l'amore, e quell'amore che tu ricerchi da tanto tempo, ma lo ricerchi per poterlo donare e poterlo ricevere, ti cambierà la vita e cambierai la vita a tante altre persone che sono nella tua stessa situazione. Questo sentirmi dire che la mia vita poteva essere utile a qualcun altro mi ha aperto un mondo.
io non sarei mai entrato in comunità, quindi non sapevo come fare, ero molto, molto combattuto. E mi ricordo un campo di evangelizzazione con, a Melfi, con questo, questo padre Roberto, e in una preghiera che lui fece mi sentii soffocare dal piercing che avevo sulla lingua, tant'è che caddi avanti, io ero seduto, caddi praticamente in ginocchio e non riuscivo quasi a respirare, e avevo anche del fumo in tasca che cominciò a diventare sempre più caldo fino a bruciarmi. Non sapevo che fare, mi giro e mi ritrovo a fianco Fra Enzo, che non so che cosa ci faceva là, perché prima non c'era, quindi una, è stata secondo me proprio una coincidenza, come si può dire. E io dicevo, lo voglio togliere ma non ci riesco, non si svita. E lui mi ha detto, non ti preoccupare, ora si svita, svitalo, vai. Riprendo questo piercing e in un attimo si è svitato, lo prendo, lo tolgo, glielo do e gli faccio, ma mi brucia, non ti preoccupare, dammi tutto a me. Io gli ho dato il fumo, gli ho dato il piercing e lì mi sono sentito come senza questo peso, ho ricominciato a respirare, era come se la lingua prima proprio mi fosse pesante, per questo credo sono cascato avanti, quindi tutta quella pesantezza, ora per esempio i piercing ce l'ho di nuovo, no? Ma in quel momento per me è stata una liberazione, un dire stop alla vecchia vita, la vecchia vita finisce qua in questo momento, che da qui deve cominciare una nuova vita, devo tornare a Roma diverso. Quindi mi sono rasato tutto quanto, torno a casa che mia madre mi ha detto, ma che hai fatto? Oddio, sei riconoscibile, tutto quanto con rosario, capito? Ero proprio cambiato completamente. Gli faccio, mamma aspetta un attimo, vado in camera, apro la scatola, apro la cassa, pam, prendo quello che avevo, che c'avevo ancora ketamina, speed, c'avevo tanta roba, prendo la macchina e me ne vado alla chiesa vicino, alle rughe. Lascio tutto sotto l'altare, pensando, oddio, ma io che sto a fare? Sto lasciando una roba là, ma pensa se lo trova qualcuno, se lo trova per prete, cioè, vabbè, così mi ha detto Fra Enzo, io lo faccio. E da là io non ho più assunto nulla. Ho cominciato a frequentare appunto nuovi orizzonti e per me è una cosa bellissima, perché con Don Roberto per esempio siamo andati anche nei rave, quindi ho ritrovato persone che non vedevo da tanti anni, che purtroppo ancora sono là. Però mi hanno visto cambiato e io credo che portare una parola, portare un po' di luce in questa, in questi posti bui, in questi inferi, è bello. È bello e si vede anche dagli sguardi loro che ci vengono molte volte a chiedere loro, no? Chi siete? Che ci fate qua? Perché state qua? Raccontateci, state con noi. E mi fa strano, mi fa ricordare un po' come quando io andavo ai rave e c'erano quelle persone che non è che venivano a parlarmi di amore, ma venivano a portarmi un frutto, mi venivano a portare una cosa, mi davano una speranza. E io sono molto contento, mi riempie tanto andare nei rave, andare anche nelle scuole, noi andiamo nelle scuole a parlare con i ragazzi. Ed è bellissimo poter raccontare la mia esperienza e dare una speranza anche a quelle persone che forse come me non vedono speranza, non vedono una luce, perché la speranza ci sta, c'è la possibilità di uscire da quel buio. Il buio è solamente una situazione momentanea, ma la luce c'è sempre. L'importante è aprire noi la finestra, noi la porta, perché siamo noi che ci siamo chiusi in quella stanza buia. Da dove parte la santità? Cioè, che cos'è questa cosa grande che io e te dobbiamo fare? Questo fatto per cui non posso accontentarmi di vivere di cose piccole, io devo fare cose belle. Ma se c'hai 20 anni, ma come non puntare in alto? Come accontentarti? C'è un'inquietudine santa dentro il cuore mio e tuo. Io non mi posso fermare così a un risultato minuto. Non buttare via niente della tua vita. Ti serve tutto. E ci sono cose che tu dici, ma quello perché mi è successo? Non l'hai ancora sfruttato bene. C'è una grazia in tutto. Dio può trasformare in bellezza anche la storia più disperata. Non abbiate paura di essere santi. Perché ne ho paura? Perché ne hai paura? Perché abbiamo paura di andare fino in fondo. E vai fino in fondo, che c'hai da perdere? Abbiamo paura di credere alla bellezza che noi siamo. Ma Cristo ci crede. Cristo ci crede che tu sei importante. Dà la vita per te. Muore per amore tuo, per te risorge. Ma ti tratti come una cosa da 4 soldi, mentre invece sei importantissimo. Vali il sangue di Cristo. Quanto valgo io? Quanto vali tu? Il più triste che sta qui, il più sgonfio, il più scoraggiato che stia qua dentro, sappia che non sta credendo alla verità.
se la tristezza abita nel tuo cuore, non è la verità quella lì. La verità è Cristo, e la verità è che Cristo ha pensato che tu sei uno che vale la pena che la seconda persona della Santissima Trinità fosse torturato, flagellato, crocifisso, morisse per amore tuo. Lui ritiene che si può fare. Lui ritiene che tu vali la pena. Credere all'amore di Dio. Guarda che Dio non ti ama solo perché è amore, ti ama anche perché t'ha creato Lui e sa che sei bello, sa che sei bella, sa che senza di te non si può fare. Sai perché t'ha creato Dio? Perché senza di te non si può fare. Ci sono persone che solo tu puoi amare. Ci sono cose che solamente tu potrai fare, parole che solamente tu potrai dire, sentimenti che solo tu potrai provare. In nome di Cristo, sii te stesso, davanti a Dio. Speriamo ci sia qualche coraggioso qua dentro.